rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto la partita che dovevamo fare, cercando di controbattere colpo su colpo sotto l'aspetto agonistico. Sapevamo che Perugia ci avrebbe affrontato in questo modo. Abbiamo fatto la partita dall'inizio alla fine, abbiamo creato il primo tempo tre nitidissime palle gol. Nella ripresa, naturalmente, pur tenendo il pallino in mano, dovendo fare una gara dopo tre giorni, naturalmente le energie erano un po' non al massimo, però abbiamo avuto due occasioni con Giannetti e una con Fossati nel finale. Quindi, ripeto, una gara dove se fossimo tornati a casa con i tre punti credo che non ci sarebbe stato niente da dire. Abbiamo rischiato su sul palo che ha preso il Perugia il primo tempo, su una palla in uscita e su una mischia, su una palla inattiva. Quindi è stata, credo, la miglior gara in trasferta sicuramente. E abbiamo sempre fatto la partita, sono d'accordo con te, abbiamo giocato molto tecnicamente, però ripeto, magari abbiamo perso un po' di lucidità, c'era stanchezza in qualche uomo che anche sabato avevano speso molto, e avendo cambiato solo un giocatore, Teglio, rispetto a sabato, naturalmente nell'economia della gara come freschezza abbiamo un po' pagato, però ripeto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e anche per dare comunque un segnale che la squadra fuori casa ha comunque un'ottima mentalità. Ripeto, è normale essere più cinici, soprattutto come ci capita in casa, che alla prima occasione facciamo gol, e naturalmente mette le gare sotto l'aspetto tattico nella maniera più consona alle nostre caratteristiche.